Ragazzi, bentornati, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. È uscito in preordine Spider-Man Miles Morales. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Il gioco uscirà precisamente il 19 di novembre e Spider-Man Miles Morales uscirà in due versioni, nella versione standard al prezzo di 60,99 e nella versione Miles Morales Ultimate Edition al prezzo di 80,99. Però ci sono delle cose che dobbiamo capire prima di acquistare il gioco, perché lo sapete benissimo che il 19 di novembre uscirà anche la PS5, per cui dobbiamo capire Spider-Man Miles Morales come potrà essere giocato, anche perché abbiamo saputo che uscirà anche Marvel Spider-Man in versione rimasterizzata, ossia quella versione che abbiamo giocato su PS4. Per cui, ricapitolando, link in descrizione se volete preordinare il gioco, ve lo lascio naturalmente in descrizione, e a questo punto andiamo a chiarire alcune cose fondamentali, visto che Sony si è spiegata, perché circolavano varie idee un po' strane, molte informazioni forse abbastanza confuse, quindi Sony ha scritto un bel messaggio e ha chiarito tutto. Tanto per cominciare, iniziamo a chiarire la prima cosa fondamentale. Spider-Man Miles Morales potrà essere acquistato per PS5. Quelli che invece che acquisteranno Spider-Man Miles Morales per PS4 potranno poi successivamente giocarlo anche su PS5 grazie ad un aggiornamento gratuito. Per cui se acquistate il gioco per PS4, poi successivamente, fra un anno, acquistate la PS5, fate un aggiornamento gratuito e potete naturalmente giocarlo su PS5. Quindi fin qua è tutto chiaro e magari forse ce lo aspettavamo anche che i giochi per PS4 potessero essere giocabili anche successivamente e gratuitamente su PS5. Passiamo a questo punto a Marvel Spider-Man Remastered, una versione naturalmente rimasterizzata, ossia, come già vi ho detto, la versione che noi abbiamo giocato su PS4 ma migliorata. Questo cosa significa? Che chi ha acquistato, come il sottoscritto, Marvel Spider-Man per PS4 non potrà giocare gratuitamente su PS5 a Marvel Spider-Man Remastered, perché questa versione rimasterizzata per PS5 è una versione migliorata, diversa, per cui se volete giocare a Marvel Spider-Man Remastered lo dovrete acquistare a parte. Addirittura è un pacchetto che viene compreso in Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, per cui su PS5 potremmo giocare a Marvel Spider-Man Remastered attraverso un aggiornamento a pagamento. Altra cosa poi fondamentale e molto importante, essendo quindi, come si vuol dire, due giochi diversi, sia Spider-Man Remastered. Il che cosa significa? Significa che i salvataggi della PS4 di Spider-Man non potranno essere sfruttati successivamente anche su PS5, per cui tutti i costumi che abbiamo sbloccato su Spider-Man su PS4 non potremo naturalmente con un salvataggio sbloccarli successivamente anche su PS5. Sono due giochi completamente differenti, e di conseguenza su PS5 deve essere acquistato a parte. Per cui, ricapitolando, Miles Morales acquistato su PS4, successivamente su PS5 può essere giocato gratuitamente, mentre invece Spider-Man acquistato su PS4 non può essere giocato su PS5, la versione quindi rimasterizzata, gratuitamente. Lo dovete acquistare a parte. Quindi, praticamente, se volete giocare su PS5 il primo Spider-Man, Marvel Spider-Man, lo dovete acquistare. Dovete fare un aggiornamento, ma a pagamento. Spero di essere stato abbastanza chiaro, perché, come vi dico sempre, è sempre bene capire cosa dobbiamo acquistare e cosa non dobbiamo acquistare, perché forse magari a volte ci troviamo ad acquistare due cose quasi uguali e quindi spendiamo troppo. Voi lo sapete, io cerco sempre di darti dei consigli per spendere meno e giocare e divertirvi il più possibile. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.